Roma nostra, siamo gli Moretti, siamo romani e in più tre steverini, Morupetti siamo i più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini. Se dice gente allegra, Dio l'aiuta, e a noi ci aiuta, e voi sapete perché? Ogni tanto una bagnata e una bevuta, e tutto quanto il resto viene da sé. Siamo romani, tre steverini, siamo signori senza quadrini. Buonasera, serata al VIP Club, una serata tutta di romanità. Abbiamo qui con noi un cantante romano, Davide Finesi. Stasera so che tu ci canterai delle canzoni romane. Questo approccio risale ormai a diversi anni fa, una cosa nata un po' per gioco all'inizio, tra gli amici, insomma, per scherzare, per ridere. Poi invece questa cosa ho visto che mi piaceva, mi dava soddisfazione. La gente apprezzava, per cui abbiamo continuato su questa strada. Tu sei giovane, ma i giovani lo seguono il teatro? Questa è una domanda difficile, perché io penso che in fondo ci sia una certa domanda di arte in generale. Il fatto è che purtroppo non viene, secondo me, supportata a vicenda dalle varie istituzioni o dai mass media. Tu fai anche parte del Centro Romanesco Trilussa, dove ogni tanto declami qualche tua poesia. Il rapporto con la poesia? Anche questo è nato per gioco. Alla fine, anche se i tre campi sembrano diversi, in realtà c'è un filo conduttore che unisce il teatro, la poesia, la musica. L'estate romana, che vede moltissime manifestazioni, l'ha visto interprete e in prima linea praticamente per quanto riguarda la festa dei Noantri, pennellate romane, Torvagliani, che ha aperto la festa del mare l'anno scorso, il 15 agosto. Per quanto riguarda il pubblico, ti spaventa, ti rallegra, ti incuriosisce? Il tuo rapporto con questo pubblico? Per me più gente c'è, meglio è. Più siamo e meglio stiamo, come si dice a Roma, no? Secondo me la gente percepisce quando tu fai qualcosa, qualsiasi cosa tu faccia, ma quando la fai con passione, quando ti diverti, inevitabilmente trasmetti questa cosa alle persone e si divertono anche loro, e per cui è un qualcosa che forse è difficile da spiegare solamente a parole, più un qualcosa di pelle, di contatto. Ti ringrazio, gli auguri sono proprio incredibilmente sinceri. E un'altra cosa, un bellissimo saluto ai nostri amici di Mondonotte. Davide Finesi al VIP Club su Mondonotte, ciao.